bene, ci siamo, scusate l'interruzione. Eccoci qua. La nostra bisque la andiamo a mettere nella nostra padella con i nostri gamberoni. Facciamo tirare un attimino e il nostro piatto è pronto. Possiamo andare a impiattare. Grattugeremo sopra un pochino di scorza di limone, un pochino di prezzemolo e il gioco è fatto. Come avete visto, ci è venuto poco. Ecco qua. I nostri gamberoni sono pronti. Facciamo tirare un attimino e ci siamo. Hanno un profumo incredibile. E voilà. Vediamo il nostro piatto. Ecco qui. Soltanto 2 minuti e i nostri gamberoni sono pronti. Allora, ricapitoliamo. Abbiamo fatto la bisque con il carapace dei gamberoni. Abbiamo soffritto aglio, filetto di acciuga, ciao Stefano, e un filetto di acciuga e un po' di scalogno. Abbiamo rosolato per benino il carapace, abbiamo sfumato con vetro bianco, aggiunto dell'acqua e mandato in cottura per un po'. Abbiamo salato, dopodiché abbiamo frullato il tutto e l'abbiamo filtrato. Con la bisque, una parte l'abbiamo lasciata da parte e con l'altra abbiamo lessato i gambi dei nostri asparagi. Li abbiamo frullati e li abbiamo messi a specchio su un piatto da portata. Dopodiché abbiamo fatto un soffrittino con l'aglio e lo scalogno, abbiamo messo le punte degli asparagi, li abbiamo saltate insieme ai gamberoni che abbiamo avvolto in fette di lardo vaccettato. Poi l'abbiamo sfumato con un pochino di vino bianco e terminato la cottura con la bisque che abbiamo messo da parte. In questo modo vengono belli belli saporiti. Ok, quindi il nostro piatto ora è pronto. Un altro minutino che tira un pochetto, dopodiché andremo ad impiattare. Impiatteremo, guarniremo con qualche pezzettina di limone e ci grattugeremo sopra la scorza che darà un po' di profumo e un po' di fresco al nostro piatto. Eccoci qua, ci siamo. Mi raccomando, togliete gli stuzzicadenti, perché sennò vi fate del male fisico. Ecco qui. Ci siamo, vedete? Sono venuti belli cremosi. Siamo quasi pronti, Ecco qua. Perfetto, belli rosolati. Ok, possiamo spegnere e possiamo andare a comporre il nostro piatto. Quindi mettiamo i nostri bei gamberoni. Eccoli qua. Le nostre punte di asparagi. Sono belle insaporite. Ecco qua. Aspetta un attimo che ti rispondo. Grazie Orazio, mi fa molto piacere. Sapete che mi piace inventare i piatti, specialmente con il pesce. E poi vi prometto faremo anche qualche primo, perché io la pasta non la mangio. E allora, ecco qua ragazzi, Ci siamo. Come avete visto è molto semplice, non c'è bisogno di particolari ingredienti che trovate
stagione tranquillamente, quindi non ci sono particolari pesi da affrontare. Ora sul nostro piatto grattugiamo la scorzetta del limone. Bella profumata. Mettiamo un pochino di prezzemolo. Voilà. Adesso mettiamo qualche fettina di limone. Un pochino di prezzemolo. Il nostro piatto è bello e pronto. Eccolo qui. L'assicuro che ha un profumo incredibile. Bene, per questa sera abbiamo terminato. Poi faremo altre ricettine, ve lo prometto. Quindi un bacione a tutti, un grazie e alla prossima ricetta. E per questa sera buon appetito a me. Grazie a tutti e buona serata. Ciao!